Cioccolata calda, guardate che come cola bella, guardate, mo ci mettiamo in questa tazzulella, tanto bella, guardate qua. Magari ho ciobar, ricetta semplicissima e velocissima. Con questo vi davvero un bello film con i bambini e va ricreato. Volete vedere come l'ho fatta questa ricetta? Che è una cosa facilissima? Allora venite con me e buon divertimento con il video. Cioccolata calda, a fine roba. Mamma mia, bello, pozza, passa niente, che fritto che fa, mamma mia, ma quando Amo. stiamo a meno 20 gradi? Amo che stai giungando i fritti. Mamma mia, guai, che E fritto! appiccio un poco del mosifone. O termosifona, ma tu sei pazzo con quello che costa mo' termosifona, Taccia fa una per favore! borsa cavola. No, amo, no, mi serve qualcosa di più energetico, qualcosa di più bello. Proprio parola imbottunata. Però, mi è venuta in mente una cosa che se mo la faccio, ci arrecreiamo proprio. Sai che ci volesse quella bella cioccolata cavolo come faceva mamma, o come faceva nonno, ciobar. Quando mi è bello, ciobar. Che pensa faceva? Facimba. E vai, vaiù, e mo, chiama là e facciamo insieme, via! Ingredienti per fare questa specie di ciobar. E mo vi dico pure le grammature, perciò occhio, ogni tanto fate pausa, mi fermo e voi scrivete, fermo e vi scrivo. Mezzo litro di latte, pausa. 120 grammi di zucchero, 90 grammi di cacao amaro, 30 grammi di farina e 100 grammi di cioccolato amaro. Io ho scelto quella da 95%, come se potesse servire a qualcosa. Comunque, andiamola a fare insieme. Primo passaggio, prendete una pentola, non la mettete ancora sul fuoco, non accendete il fuoco e mettete prima lo zucchero dentro. Poi vi prendete un bel passino con le maglie, strette, 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 e ci mettete il cacao dentro, vedete? Così non, praticamente non facciamo venire i grumi e fate prima zucchero e cacao, però ora vi faccio vedere come deve venire. Tacciato tutto il cacao, adesso andiamo a mischiare piano, 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 dolce, dolce, dolce. Il cacao e lo zucchero, ok? Così li facciamo unire insieme. Fatto ciò, ci andiamo a mettere la farina, sempre allo stesso modo, l'andiamo a setacciare. Vedete, ho fatto prima zucchero e cacao, piano piano. Poi questa è un'operazione che dovete fare piano piano, perché così facendo in questo modo non verranno fuori i cosiddetti grumi che danno fastidio proprio. Ok, adesso abbiamo finito di setacciare la farina e andiamo a mischiare pure questa farina con cacao e zucchero. Ecco qua. Adesso che dobbiamo fare? Adesso dobbiamo fare un'operazione molto importante. Adesso dobbiamo aggiungere il latte a filo, cioè non filo che prendi tuo filo, che lo dovete mettere a poco alla volta dentro, mischiando di tanto in tanto fin quando non viene incorporato tutto il latte dentro. Guardate come sto parlando bene in italiano. Per fare ciò però abbiamo bisogno di un frustino che adesso non lo trovo. Vabbè, mo vado un attimino nel laboratorio, scendo nella botola e vengo. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo, sono parecchi scatti. Muovendo, muovendo. Oh, mannaggia, morto, sono caduto pure un. Di ritorno dal laboratorio sotterraneo, che ci ha fatto una figura di niente, sono caduto in terra, comunque risata a crepapelle. Madonna mia. Prendete il latte freddo, mi raccomando, e lo andate a mettere a filo e ogni tanto con il frustino, vedete, girate di tanto in tanto. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo far incorporare tutto il latte dentro e poi dopo andiamo ad accendere la fiamma. Vedete, mo piano piano il cacao si unisce al latte e ben avvino rumore. Guardate qua, vedete la consistenza adesso come liquida e normale, no? Perché adesso non abbiamo neanche acceso la fiamma. Adesso la andiamo a accendere la fiamma, perché
Ma lo stanno. Allora, adesso andiamo a accendere fuoco o induzione medio-alta, ma l'unica cosa è che dovete avere tanta pazienza, molti che napoletano, di girare sempre, non lo lasciate sul fuoco, di girare, ma che ce ne porto, ma che fanno bicchiere e vino, ma che tengo, no, perché se la lasciate sul fuoco per 2 minuti, si brucia e non diventa un ciobar, diventa proprio una caca. Girate sempre. Calcolate che per mezzo litro di latte, una fiamma medio alta, dovete sempre girare per 10-12 minuti. Se vi stancate con la mano, allora fate con la mano, con l'altra mano, braccio, con l'altro braccio, baila di vuelta. Mamma mia, mo se ne vanno tutti i colori. Vedete che piano piano si sta cominciando ad addensare, vedete? Piano piano sta cominciando a diventare proprio quella cremosità, proprio candimenta, proprio ricorda fritto in bolla. Vedete che si sta cominciando a diventare crema. Adesso è il momento di andare a mettere i pezzetti di cioccolato amaro dentro, fancillo, vedete? Che lo facciamo sciogliere bella, piano, crunch, e continuate sempre a girare, perché mo si scioglie la cioccolata, ci mancano altri 2-3 minuti, perché vedete che piano, guardate qua come sta venendo, che è quasi simile a che la cioccolata che si fa poi per i profiterol, cosa che faremo poi in questi mesi, non vi preoccupate, io non vi lascio, guardate qua, ma adesso è il momento che fra un minuto spegniamo tutto ed è pronto. Guardate qua quanto è bella. Guardate qua, mi pare che lo larà la pubblicità là all'intorno, quando ti fanno i cofritti un quello, quando pigli i cioccolatini. Madonna mia. Vieni a cadere. Aspetta un attimo. Fammi mettere qua per non far sporcare. Forse così rende meglio l'idea. Guardate qua com'è bella sta cioccolata. Mo andiamo a mettere in da tazzina che non la trova. Ti, guardate qua. Ma c'è cucciuto pure in mano, è com'è bullenta. Guaiù, non me la mangio perché sto a dieta, però lo assaggio solo per farvi vedere. E ve lo giuro che non me la mangio, ve lo giuro. Guardate qua, i ricordi di quando si faceva il ciobar che ti faceva la mamma, non bei tempi, tu non sarete per queste cose qua. Anzi, asciugò perché sennò mi ha bruciato la lingua. Cosa? Ma è buonissima, però basta, non me la posso mangiare, vai giù. Fatela pure voi, sono sporco in bocca? No. Vabbè, fatela pure voi, mi raccomando, fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. Io ci ho messo poco zucchero perché troppo dolce fa male. Vai giù. La cioccolata calda, mocca, vi è davvero un bello film con la vostra famiglia e i vostri bambini e va ricreata. Ciao, vai giù, alla prossima, condividete la ricetta.